Qui per dare il benvenuto e salutare ufficialmente il nuovo allenatore del Parma, Roberto Donadoni. Ben arrivato, mister, ben trovato qui a Parma. E naturalmente per iniziare questa presentazione ufficiale cederei subito la parola al nostro amministratore delegato. Vi dico subito che il mister è presente qua in conferenza con tutto il suo staff che è seduto qua in prima fila insieme al direttore tecnico Antonello Prego. Prego. Piuttosto, così scusate, buongiorno a tutti. Dispiace sempre in queste circostanze chiaramente fare dei discorsi da dirigenti, perché sono circostanze per certi versi che interrompono dei rapporti e nello stesso tempo ne iniziano degli altri. Sarebbe molto più bello iniziare i rapporti senza parlare di quelli precedenti, e perciò questo chiaramente lo dico perché volevo prima di tutto mandare sia a livello personale che del Parma FC un grande ringraziamento al tecnico e al mister Franco Colomba, perché indipendentemente poi da quello che siano le situazioni gestionali sportive è stata una persona per Parma molto importante, in riferimento alla situazione che non dobbiamo dimenticare che si era venuta a creare nella stagione precedente, perciò è stato e rimango dell'opinione fondamentale per l'ottenimento della nostra salvezza. Per quanto mi riguarda, da un punto di vista invece personale, volevo pubblicamente salutare e ringraziare Franco Colomba, perché con lui posso aver avuto degli scambi di opinione di natura tecnica, ma con massima correttezza, ma ho trovato, indipendentemente da tutto, una persona eccezionale, un uomo onesto, una persona che ho avuto il piacere di frequentare nella quotidianità per quasi un anno, a differenza magari di quando ho salutato, ringraziato per opere sportive e altri tecnici, non l'ho ringraziato di certo dal punto di vista umano. Io sapete che non mi tengo le robe, perciò bravissimi come gestione tecnica e sportiva e un pochino meno, un po' più ipocriti dal punto di vista umano. Perciò ci tenevo a mandare questo messaggio a Franco Colomba, più corso staff, perché è sicuramente una bella persona, è una persona che vorrei nella mia vita, nella quotidianità, mantenere un rapporto importante e di non salutarci in una maniera, diciamo così, definitiva. Fatto questo.